Sviluppo urbanistico indiscriminato, città in preda ai palazzinari. In 4 anni l'attuale amministrazione Bottone non è stata capace di mettere mano al PUC, piano urbanistico della città che avrebbe potuto immaginare un'idea di Pagani che oggi non c'è. E a dicembre lo strumento urbanistico finirà nelle mani di un commissario, perché il piano urbanistico in scadenza verrà commissariato. Ad annunciarlo è la consigliera comunale Anna Rosa Sessa. La situazione è molto drammatica e difficile perché si è appena in fase preliminare, considerato che ci sono stati redatti soltanto i grafici preliminari e sono state fatte tutte le competenze preliminari. Il PUC sarà commissariato a dicembre perché scatterà il commissariamento da parte della regione e poi ci sarà un commissario che entro dicembre del 2019 dovrà redigere questo piano e farlo approvare dal Consiglio Comunale. Beh, la verità è che questa amministrazione ha deciso di non fare il PUC perché ha avuto 4 anni, avrebbe potuto adottare tutte le misure per fare in modo che questo strumento urbanistico così importante per il territorio venisse approvato. Io l'ho ribadito spesso, purtroppo i continui ritardi sono dovuti alla mancanza di un'idea seria di città che questa amministrazione ha. Purtroppo fin dall'inizio ha dimostrato di non avere le idee chiare, di non saper programmare un futuro di sviluppo per il territorio paganese ed oggi purtroppo ci troviamo ad assistere ad un ennesimo scempio, ad un commissario calato dall'alto che verrà a definire le sorti della nostra città perché attraverso il piano urbanistico comunale passa il futuro del territorio.